Buongiorno. Italia e Albania, nella fattispecie il premier italiano Giorgia Meloni e il premier socialista albanese Edi Rama, hanno firmato negli scorsi giorni un protocollo d'intesa che permetterà all'Italia di stornare verso centri di accoglienza albanesi una parte degli immigrati salvati in mare dalla Marina italiana, escluse donne e bambini, ma insomma si parla di una trentina di migliaia di persone che potranno alleggerire il carico che adesso è appunto a carico, perdonatemi il gioco di parole, dei centri di accoglienza che stanno in posti come Lampedusa. Cioè noi abbiamo delle zone d'Italia in cui il numero degli immigrati supera di gran lunga il numero dei cittadini che abitano in questi paesi o in queste città. Per ovviare appunto a questa pressione, l'Italia ha, e secondo me Giorgia Meloni con una straordinaria intuizione, è riuscita a convincere l'Albania, non a gratis come si dice a Roma, ma naturalmente dietro pagamento sia di denaro sia di influenza politica. Per esempio l'Albania vuole entrare nella UE e l'Italia può essere un partner importante per accompagnare l'entrata dell'Albania nella UE, appunto ha convinto l'Albania a farsi carico di una parte di questa immigrazione illegale. Nel frattempo, naturalmente, tutti quelli che hanno chiesto asilo politico in Italia potranno continuare a fare le loro pratiche. I centri di accoglienza, anche se sul terreno albanese, saranno comunque sottoposti a giurisdizione italiana, come le ambasciate negli altri paesi del mondo. Quella che può sembrare una buona intuizione politica da parte del governo è stata però accolta da un impazzimento generale da parte delle opposizioni. Io ho sentito cose assurde. Il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, ha parlato di una Guantanamo italiana. Ora, a Maggi, che pure è a capo di un partito che in teoria dovrebbe avere un'ispirazione liberale, forse va raccontato esattamente cosa è Guantanamo e comunque dovrebbe ricordato anche quanto Guantanamo è servita agli Stati Uniti per sbarazzarsi di alcuni dei terroristi più pericolosi della storia dell'umanità. Ho sentito esponenti del PD parlare di lager. Ora, visto che c'è una guerra in Israele fra Israele e Hamas, magari parlare di lager e fare riferimento a cose come Olocausto, lager e pogrom, forse la sinistra, che è pure molto impegnata a proteggere gli interessi di Hamas nel nostro paese, potrebbe sinceramente risparmiarselo. Quello che mi dà fastidio è che un protocollo d'intesa firmato fra Italia e Albania, che non è stato ancora sottoposto al Parlamento italiano, che sicuramente dovrà fare un passaggio nelle istituzioni europee, che sicuramente sarà oggetto di un approfondito dibattito pubblico fra le forze politiche del nostro paese, venga già bollato appunto con parole di questa gravità da un'opposizione che evidentemente ormai ha rinunciato ad avere qualsiasi speranza di poter governare in un futuro pronosticabile entro i prossimi 10 anni e si limita a fare quell'opposizione un po' 5 Stelle, un po' CGIL che la porterà sicuramente al disastro elettorale alle europee e che non le permetterà di governare per i prossimi 20 anni.